ho un desiderio, confesso che so non vedo realizzato facilmente, ma io vorrei che i musei, diciamo, i siti archeologici fossero tutti a ingresso libero. Diciamo, lo prendo un po' come aspirazione per il mandato, per capire se e in che misura questo sia possibile, però visto che ieri, da ieri all'altro ieri è tornata in, diciamo, al centro delle cronache l'intenzione del ministro Franceschini di mettere un biglietto d'ingresso al Pantheon, io colgo l'occasione per dire un'altra volta che non sono d'accordo, che il Pantheon è un luogo della città, è un luogo che devono poter vivere i cittadini, in cui certamente l'accesso va regolato e controllato, perché il numero di persone che visitano la città per una politica che l'ha considerata solo come un hub turistico e non come un luogo di produzione produce un fenomeno di concentrazione, no, sul centro della città che deve essere gestito, ma il Pantheon, come altri luoghi della città, come i fori, sono una parte della vita dei cittadini e come tali devono rimanere. Ora, noi oggi siamo ancora nella condizione di non poter liberare l'accesso a tutti i luoghi della vita culturale della città, ma penso che questo debba essere un obiettivo. Quindi il mio, diciamo, invito in questo bel momento che riguarda la città è rivolto al ministro dei beni culturali, pregandolo di dedicare un secondo di riflessione al fatto che trasformare il Pantheon, come trasformare, diciamo, il parco che oggi Roma, in un luogo destinato al consumo dei turisti è un danno allo sviluppo della città, non è un bene. Produrrà 7 milioni di euro forse, il costo di manutenzione del patrimonio culturale della città è nell'ordine di miliardi.